Salve cari amici gestori dei gruppi Facebook concernenti il Movimento 5 Stelle, anch'io sono un gestore di un gruppo Facebook concernente il Movimento e questo messaggio nasce a seguito del primo hangout che abbiamo fatto fra di noi. Adesso io non so se tu ascoltatore hai partecipato all'hangout, comunque sia sono emerse delle cose importantissime e questo video è un video per così dire fondamentale per chiarire fin dal principio quella che è la nostra attività e quello che dovrebbe, dico dovrebbe essere il nostro operato. Innanzitutto ci tengo a precisare che non tutti i gestori di gruppi Facebook lo sanno fare in maniera professionale, perché tanta gente lo fa esclusivamente perché è mossa da passione, perché crede realmente che occorra propagare le idee del Movimento 5 Stelle, perché sono delle idee positive, delle idee che vanno a contrastare la menzogna di televisione e giornali. Tant'è che questa nostra prima riunione sull'Hangout aveva come tema principale trovare dei metodi alternativi per propagare l'informazione del Movimento 5 Stelle. Per metodi alternativi si parlava appunto della televisione. Allora, dovete capire dei concetti fondamentali. Io so che potrebbe essere palloso, però bisogna riuscire a capire perché tanti di voi amministratori, non è che io voglio mettere il dito della piaga a farvi sentire che non siete all'altezza, non riuscite a fare la cosa. Si sono fatti fregare il gruppo, hanno creato una bella cosa, un gruppo che aveva una certa risonanza, un certo seguito. Anch'io sono appassionato, io non è che scrivo solo nel mio di gruppo, vado a leggere altri gruppi anche di altri argomenti, la gente si affeziona e purtroppo per incompetenza di costoro si sono fatti fregare i gruppi Facebook. E chiaramente quali sono i gruppi Facebook maggiormente presi di mira dai troll? I troll, essendo essenzialmente, ve lo spiego bene, dei soggetti preposti che lo fanno, tu lo fai per passione, il troll lo fa per professione. Il troll è un personaggio che viene appositamente pagato per portare avanti un'azione denigratoria, nel nostro caso denigratoria nei confronti del Movimento 5 Stelle. Per cui anche noi abbiamo nel nostro piccolo, nel web, delle forze avversarie. Io per troll intendo non loser con il suo nome reale, la persona vera che viene dentro e ti contesta perché non è d'accordo su certe idee del movimento. Io parlo proprio di persone che operano ad arte con falso nome a danno del Movimento 5 Stelle. Per cui, come ci sono queste persone, bisogna capire che ci sono dei gruppi del Movimento 5 Stelle che non sono più nostri gruppi e ci sono anche dei gruppi che operano a nome del Movimento 5 Stelle, in realtà sotto false spoglie. Anche tra di noi di questa piccola cerchia, c'è dentro sicuramente il cosiddetto Giuda traditore, ovvero chi è il Giuda traditore? Quella persona che non è contenta della politica, però non è contento neanche del Movimento 5 Stelle e per cui vorrebbe entrare dentro nel Movimento 5 Stelle, la cosiddetta tattica del cavallo di Troia, e andare dentro e volgere una situazione, volgerla a suo favore. Perché? Perché questo? Perché tanti, cioè tutti praticamente, non sono in grado di mettere in piedi quello che ha fatto Casaleggio. È un qualche cosa che più o meno si assomiglia a quello che costui vorrebbe realizzare, si assomiglia perché non è proprio così, lui la vedrebbe diversamente. Allora dice: va bene, io non sono capace, non sono all'altezza, io allora entro dentro, ti voglio fregare il giocattolo e poi io da dentro te lo modifico e te lo faccio funzionare diversamente, te lo imposto diversamente. Ecco, questo non va. Questo non va perché bisogna prendere atto che comunque Casaleggio in realtà non è il Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle è un qualche cosa che in senso lato
riguarda tutta la collettività degli attivisti e Casaleggio lui è solamente uno strumento, in questo caso uno strumento, il media, lo strumento, per così dire, lo dico tra virgolette, propagandistico. Ma nulla toglie a te, se sei più bravo, di crearti il tuo strumento propagandistico. Perché vuoi entrare dentro in quello dell'altro, modificare? Anzi, io ti dirò di più. Sei più bravo a te, fai te uno strumento propagandistico, fallo meglio, e vedrai che Beppe Grillo andrà tanto con il suo socio fondatore Casaleggio a propagare l'informazione e tanto entrerà anche nel tuo media, se tu lo sai fare con criterio e stando anche, diciamo, a quello che è il senso del Movimento 5 Stelle, ovvero questo senso nel quale vi è una certa fratellanza e un certo senso di collettività. Ecco, era questo un po' che volevo dire, perché ho visto che nel nostro gruppo non è che sono tutti dei talebani duri e puri. C'è anche quello che si è messo lì dentro, ma se tu non sei perfettamente d'accordo con quelle idee, creati il tuo partito politico, entra nel PD e vai lì dentro, fai il troll dentro da loro fino a che imporrai e riuscirai a modificare il loro sistema, ma non ce la farai mai. Ecco, bisogna prendere atto che comunque sia il Movimento 5 Stelle è nato su una iniziativa privata e Casaleggio, lui fa bene a non farsi rubare il giocattolo, perché guardiamo noi nel nostro piccolo, anche noi nei nostri gruppi Facebook. Sì, tanta gente, ok, è ponderata, dice la sua, è razionale, ma siamo anche noi una gran massa di cretini. Cosa facciamo? Facciamo andare dentro tutti quanti e creiamo una sorta di anarchia? Questo non va bene, ci vuole comunque un qualcheduno che crei delle linee base, che si occupa per sua iniziativa di alcune questioni. In questo caso Casaleggio è l'organo di propaganda, ovvero l'organo che diffonde le notizie, le informazioni, però nulla ti vieta di creare un qualche cosa. Se sei più bravo, non devi entrare dentro nello strumento creato dagli altri a modificarlo, creane te uno tuo, lo fai funzionare meglio, creati te, perché c'era gente che aveva la presunzione che Grillo deve creare il canale televisivo, cioè dovrebbe essere lui, perché il Movimento 5 Stelle non fa il suo canale. Ma per creare il canale televisivo, cioè di recente c'era Soros. Per comprare un canale televisivo ha speso decine di miliardi di dollari. Ogni miliardo sono 1.000 milioni di dollari per acquistarne uno già fatto per poter competere nella piazza dell'informazione. Per cui non è un qualche cosa alla portata di Casaleggio e Beppe Grillo il canale televisivo. Io avevo espresso un'opinione, che la mia opinione era quella: ok, creiamo un team di esperti, di gente capace, questa gente verrà nominata, eletta secondo un sistema democratico, non dovranno andare tutti in televisione, però al posto che creare noi un giornale, una nostra televisione, bisogna entrare negli spazi. La mia è una proposta, poi sta alla collettività a fare la sua. Dobbiamo entrare negli spazi televisivi che già esistono. Perché? Perché la persona anziana, la persona non propensa ad utilizzare l'internet, la persona che non ha accesso all'informazione libera della rete, è vittima dell'informazione dei satrapi della politica. È praticamente è succube, è plagiato da televisione e giornali. Noi dobbiamo entrare in quegli spazi dove sono il regno della menzogna e lì dentro, in quegli spazi lì, creare delle piccole nicchie, ogni tanto dare degli input circa il nostro operato, fare del proselitismo utilizzando i media che ci sono già, perché se noi apriamo il giornalino Movimento 5 Stelle su iniziativa privata, sì, ma uno che vota Berlusconi, ma non lo leggerà mai quel giornale lì, ma neanche se glielo metti nella cassetta della posta. Quando arriva, anzi, chiama in comune, cerca chi gliel'ha distribuito e ti denuncia anche per spam. Perché ognuno l'informazione si prende quella che
che è più consona, per cui noi dobbiamo riuscire a disturbare la loro informazione, contrastarla, interferire, ovvero nella loro informazione, nel loro spazio informativo che è la televisione, entrare dentro noi con delle nicchie di spazio che fanno un'interferenza, che fanno una cosiddetta informazione di input passiva per il cosiddetto utente rincoglionito che subisce l'informazione passivamente della televisione. Lui è una vittima, lui è questa gente qui tutta rincoglionita che non voterà mai il Movimento 5 Stelle. Perché non voterà mai il Movimento 5 Stelle? Perché fondamentalmente sono delle vittime plagiate e gente, sono degli incapaci che sono stati anche plagiati. In teoria si potrebbero anche denunciare i media televisivi perché in Italia circuire gli incapaci è anche un reato, ecco. Vengono circuiti, siccome l'Italia essenzialmente è una massa di rincoglioniti, trovare gli incapaci è la cosa più semplice che esiste al mondo. Il giochetto gli viene anche bene, vengono circuiti tutta questa massa di incapaci, che sono la maggioranza degli italiani, e in questo modo gli impostori della politica si trovano legittimati a governare grazie proprio a questa massa di gente qua. Noi gestori dei gruppi Facebook ci siamo resi conto che ormai in internet votano tutti il Movimento 5 Stelle, lì dentro non riusciamo più a fare propaganda, a espanderci, a propagandare le nostre idee, a diffonderle e far capire la bontà del nostro operato. Perché? Perché siamo lì a cantarcela fra di noi. Io metto una bella cosa, un bello spot, io racconto cosa abbiamo fatto di qua, tu del Movimento 5 Stelle, attivista, mi racconti cosa avete fatto di là, ma siamo sempre comunque fra di noi. Io sono l'unico che ha un gruppo Facebook che non banno nessuno, viene dentro gente che ce l'ha contro di noi a morte, perché nel principio di ognuno vale uno, come lo interpreto io, tu che non la pensi come me, tu sei libero di non pensarla come me, attaccami pure. Io al massimo o ti ignoro oppure razionalmente ti do una risposta per smontare la tua tesi. Tante volte io non mi ci metto dietro perché scrivono in tanti. Io, dando la interpretando quella che è l'idea del Movimento 5 Stelle, mi sono adirato contro tantissime persone che non hanno capito neanche questo concetto qua. E queste persone qua, proprio perché gli stavo antipatico io, sono andati e si sono fatti il loro gruppo Facebook. Probabilmente anche uno di voi che mi sta sentendo dirà: guarda quello stronzo che fa andare dentro a scrivere quelli del PD, quelli di quell'altro gruppo lì, quelli di quel gruppo lì. Io faccio scrivere tutto, ognuno il gruppo lo interpreta quello come vuole. L'importante è essere moralmente puliti e moralmente a posto, perché io ho anche dei siti web che dopo il sito di Beppe Grillo sarà quello che sicuramente propaga più informazioni di tutto, perché ho fatto dentro io personalmente dei meccanismi software che prendono l'informazione, la rigirano, la propagano, la diffondono. E ho messo dentro veramente di tutto. Il mio sito è aggiornato al secondo con l'ultima notizia ufficiale del Movimento 5 Stelle. Io lavoro tantissimo, però il mio sito non ha un banner, non ha un euro di introito pubblicitario, non ha un circuito di pubblicità. Io non ci guadagno assolutamente niente, lo faccio con la coscienza pulita. C'è gente, per quello io non parlo con te personalmente, parlo con uno dei nostri, mi riferisco a uno dei nostri colleghi immaginari, che c'è anche quello che fa il gruppo del Movimento 5 Stelle, ma essenzialmente non gliene frega un cazzo perché pensa che Casaleggio lui ci guadagna. Allora dice: se ce la fa quello lì con quel cappellone lì a guadagnarlo, sarò mica coglione io che non ce la faccio anch'io a guadagnare. Faccio come ha fatto lui, faccio il sito, gli butto dentro la pubblicità e così bello e contento mi arricchisco e mi ingrasso anch'io. Ma Casaleggio, io lo so, conosco, siccome in via confidenziale sono entrato in possesso dei dati del sito e tutto quanto, sono tutte palle, non si arricchisce con quella cosa lì, è più una spesa, è più un'impresa dell'introito, perché in internet non ci sono i numeri pubblicitari che possono avere
le testate giornalistiche oppure i media televisivi. Ci sono solamente tantissimi costi, perché a mantenere, gestire la cosa, realizzare anche i dettagli software, le parti tecniche, hanno dei costi che non sono, visto comunque la cosa viene gestita in Italia quei costi che ci sono, non sono dei costi irrisori, sono dei costi che veramente vanno a incidere su un bilancio di una piccola azienda, vanno a incidere, che alla fin fine ti rimane quel giusto che vivere, lo fai come un lavoro e ti rimane quel giusto che vivere. E in secondo luogo, chi critica queste cose qua, che sul sito di Casaleggio c'è la pubblicità, ok, c'è la pubblicità, ma la pubblicità abbiamo capito tutti che è una fonte di guadagno, ma proprio tu vai a criticare questo punto qua, perché tu dove stai a scrivere? Qual è il tuo gruppo? Non è tuo, tu mettiti in testa che tu sei su un gruppo di Zuckerberg, la pubblicità non ce la metti te, ce la metti Zuckerberg, lui ti sfrutta e mangia e si ingrassa. In questo momento che io ti sto parlando, ti sto raccontando la rava e la fava, Zuckerberg è in un ristorante a mangiare la ragosta con gli introiti del tuo gruppo, che non è neanche tuo, perché è un'illusione che è tuo, è tutto suo, è tutto di Zuckerberg, è lui il padrone del dominio, tu sei un ospite, lì dentro un affitto che nell'eventualità ti cacciano anche via senza neanche spiegarti il perché. Per cui non dobbiamo additare gli altri di introiti quando noi siamo i primi a utilizzare dei spazi che ci sfruttano noi commercialmente, esattamente come spesso e sovente avviene in queste cose qua. Io nei miei siti web non ce la metto la pubblicità, non mi entra niente, è un qualche cosa che svolgo da attivista vivendo all'estero. Io ipoteticamente potrei anche fregarmi, perché in Italia non ci vado neanche a Natale a mangiare il panettone, non me ne frega niente a me dell'Italia, lo faccio solamente perché un domani vorrei tornare in pensione in Italia e passare lì la mia vecchiaia serenamente, cosa che adesso non mi pare possa avvenire, perché l'Italia è in balia di alcuni satrapi. Abbiamo perso la sovranità popolare, che ci è sancita dall'articolo 1 della Costituzione. Vi è un organo a livello europeo, la Troica, che essenzialmente la Troica è uno strumento finanziario, per cui tutte le macchinazioni, le strumentazioni finanziarie sono fredde, non gliene frega niente del destino della povera gente, non gliene frega niente del tuo destino, di quello che sarà di te, sono degli strozzini, dei esecutori materiali. Essenzialmente hanno messo l'Italia in uno stato fallimentare e stanno procedendo al sequestro di tutti i beni, ovvero scuole, acqua, privatizzeranno anche gli ospedali, toglieranno tutto quello che c'è del patrimonio Italia. Noi su Facebook, questo deve essere molto chiaro, siamo sul sito del nemico, perché Facebook è uno strumento creato, non è un vero social network, toglietelo dalla testa, è stato creato appositamente per spiarti, per spiare te, per spiare principalmente la tua tendenza politica, è un qualche cosa creato dagli USA. E noi abbiamo visto gli americani cosa hanno creato in Ucraina per via del fatto che Putin si stava opponendo al Fondo Monetario Internazionale, ovvero un elemento della Troica. Putin, non ti voglio raccontare tutta la storia, però ti voglio far capire, Putin lui era andato in Brasile, ha parlato con i suoi partner, perché comunque Brasile, India, Cina, Sud America hanno formato una coalizione di stati e si vogliono creare, hanno già in programma e lo stanno facendo, un qualche cosa di alternativo al Fondo Monetario Internazionale. Siccome il Fondo Monetario Internazionale ha promesso anche gli aiuti all'Ucraina purché essa uscisse dall'egemonia geopolitica
russa, è stato creato anche lì un conflitto d'arte. Quando tu non sei più asservito alla troica, quelli prendono e ti mandano i carrammati, come ha fatto Yatsenyuk, uomo della troica, uomo messo lì dalle istituzioni europee, come ha fatto Yatsenyuk contro i separatisti russi. Perché il nostro Monti non è un analogo degli Yatsenyuk che c'era in Ucraina? È lo stesso tipo di pagliaccio, lo stesso tipo di burattino, ha servito sempre alla troica e a quel tipo di istituzioni lì. Anche Yatsenyuk, anche lui era un presidente di banca. Noi abbiamo visto queste cose anche in Italia, noi abbiamo visto Ciampi come un presidente di banca. E Facebook è lo strumento, proprio se andiamo a seguire letteralmente la struttura della piramide, è lo strumento atto a individuare gli elementi sovversivi che siamo noi, che non ci stiamo a questo, a questi organismi che ci hanno portato via il sangue, ci hanno portato via la sovranità, è questo strumento ad individuarli, e in caso di ribellione, ribellione armata, oppure anche che noi chiedessimo l'indipendenza con un voto, come è successo in Ucraina che hanno fatto un referendum, ci mandano i carrammati e nella migliore delle ipotesi, tramite Facebook sanno chi sono, chi siamo, ci stanano uno a uno come dei ratti di fogna, e questo è quello che succederà. Per cui non state troppo col sorriso sulle labbra, io vi sto dicendo delle cose che voi non riuscite a capire perché siete immersi in altri problemi, avete i cazzi vostri, così. Comunque sia, il Movimento 5 Stelle, qual è il nemico del Movimento 5 Stelle? Quello che avviene in Italia, la politica interna, è la conseguenza di una scatola più grossa. Siamo in questo meccanismo di scatole cinesi che è l'Europa, che sta inducendo tutti gli stati in una situazione più o meno analoga. Non c'è tanta differenza, tutti gli indici tra un paese e l'altro possono variare dell'1, 2, 3%. Noi, per avere un miglioramento, per avere una situazione consona al nostro stile di vita, dovremmo avere dei miglioramenti che gli indici dovrebbero aumentare non del 2 o 3%, del 100%, i nostri poteri d'acquisto, creare una soglia contro di minima sussistenza contro la povertà. Dovremmo creare tutta una serie di meccanismi che vanno a ledere la volontà di questi satrapi banchieri che vogliono solamente togliere il sangue alla povera gente. Renditi conto che tu stai scrivendo in un giocattolino creato dalla CIA,